L'idea di mettere per iscritto il racconto del nostro percorso di democratizzazione energetica comincia nel 2018. E il 2018 è un anno importante perché da un lato segna il 10° anniversario della nascita della cooperativa Rete Energie e dall'altra è l'anno in cui si è compiuta l'unione fra la cooperativa Rete Energie e la cooperativa I Nostri. Da più parti c'era stato detto, ma perché non scrivete il racconto del percorso che è cominciato addirittura nel 2006 con Solare Collettivo ed è arrivato ai giorni nostri, alla cooperativa I Nostri? Abbiamo riflettuto sul fatto che raccontare la nostra esperienza potesse avere un senso perché poteva segnare una strada, segnare un percorso, o meglio, facilitare un percorso che altri potevano intraprendere in altri settori, ma sulla falsariga di quello che avevamo fatto noi. Cioè immaginare un processo, anche complesso, come era stato il nostro in particolare con l'energia, portato avanti da una collettività. Raccontando la nostra storia, abbiamo pensato non solo di lasciare una traccia di quello che avevamo fatto, ma soprattutto di facilitare il cammino per quelli che avessero voluto seguire percorsi simili. La stesura del libro è stato un percorso piuttosto lungo e complicato, cominciato appunto nel 2018 come idea e che si è realizzato all'inizio del 2020. Ha visto coinvolte una parte dei soci fondatori della cooperativa Rete Energie ed arriva fino al momento in cui la cooperativa Rete Energie si è fusa con la cooperativa I Nostri. Fondamentalmente il messaggio è questo: insieme si può fare qualsiasi cosa. L'importante è avere umiltà, spirito di collaborazione, serietà, cosette di poco conto, insomma.